il Covid non è stato fabbricato in laboratorio. Sì, è una recentissima notizia che io leggo su fanpage. Fanpage pubblica una intervista a Davide Quammen, il quale ha recentemente pubblicato un libro per spiegare che il Covid non è stato fabbricato in laboratorio. E Davide Quammen è un divulgatore scientifico americano, è famoso, molto famoso negli Stati Uniti d'America. E io Serafino Masoni, vi metto il link che vi porta sulla notizia nella sua interezza, così voi potete leggere e fare le vostre personali considerazioni. Beh, sentite, da che mondo è mondo? Da che storia è storia? L'umanità è sempre stata aggredita da virus e batteri, non c'è bisogno di fabbricarne di nuovi. Essi sono una quantità sterminata, ogni tanto se ne scoprono di nuovi. 30-40 anni fa si scoprì il virus della HIV, quel virus che causa l'AIDS, l'AIDS, e via, virus e batteri. Le nostre vite sono intrecciate con le vite di virus e batteri. Beh, sembra che virus e batteri siano state le prime forme di vita sul nostro pianeta, perché il nostro pianeta avrebbe 5 miliardi di anni il nostro pianeta, e la vita su questo pianeta sarebbe apparsa all'incirca 3 miliardi di anni fa, e le prime forme di vita furono per l'appunto virus e batteri, che sono quindi gli esseri viventi più antichi, e quelli che hanno delle capacità di perpetuarsi più abili. Pensate che, tanto per stare alla cronaca recente, il virus Covid-19 si è trasformato in continuazione, capito? Mano a mano che noi umani si creavano delle armi, dei vaccini, e il virus si è trasformato, per cui noi umani dovevamo sempre creare nuovi vaccini praticati, un po' come l'influenza, no? Che viene dall'Oriente. Queste forme virali vengono quasi tutte dall'Oriente, perché vengono dalla Cina, dal dragone cinese, perché lì ci sono le condizioni climatiche adatte a loro svilupparsi. Adesso abbiamo un nuovo virus influenzale, dicono che questo virus influenzale sia pericoloso quasi come il Covid-19. Beh, qua appunto ci tengo a precisare che noi umani non abbiamo bisogno di crearne di nuovi di virus in laboratorio, perché il nostro pianeta è già pieno di virus, capite? È già pieno di virus. E capino, ce ne sono già in grande abbondanza di virus, di batteri, che sia chiaro. Probabilmente Noè, dentro l'arca ce l'ha messi proprio tutti i virus, cari amici. Sì, oggi volendo li possiamo creare, la creazione, anche questa è una creazione, vedete? Anche questa è una creazione, questo è un romanzo storico, ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C., ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia, Hohenstaufen Attavilla, la cometa dell'imperatore, cari amici. Questa è la casa editrice, vedete che bella la casa editrice? E questa casa editrice porta i libri in libreria tramite le messaggerie libri, ed io che vi sto parlando sono questo signore qua, lo vedete questo signore qua? Eccolo qua si parla di questo signore qua, vedete?
Questo signore qua si chiama Serafino Massoni, va verso gli 83 anni, è stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi è stato anche preside di ruolo sempre nei licei classici e scientifici, ha scritto tante, tante, tante opere, guardate qua quante opere che ha scritto questo signore qua, guardate qua. Questa è soltanto l'ultima opera, cari amici. E così, in questo periodo natalizio, noi avremo la compagnia ancora, la compagnia del virus Covid-19 e del nuovo virus influenzale. Ma per controbilanciare tale situazione, ma cerchiamo di stare in compagnia con la cometa dell'imperatore che può tenerci compagnia per tutto il periodo natalizio. Basta andare nella libreria sotto casa e chiedere: voglio una copia della cometa dell'imperatore di Serafino Massoni, e sarete soddisfatti, cari, sarete soddisfatti. Passerete un periodo natalizio felice con accanto a voi la cometa dell'imperatore. A tutti voi, cari amici, tanti cari saluti per l'appunto dalla cometa dell'imperatore.